Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova lezione di Introduzione alla lettura per basso elettrico. Oggi approfondiremo l'argomento che abbiamo trattato nella lezione precedente, di cui troverete il link in descrizione. Infatti parleremo di tutte e quattro le corde a vuoto, imparando a scriverle e leggerle sul pentagramma. Ma cominciamo subito senza perdere altro tempo. Innanzitutto andiamo a conoscere meglio il nostro strumento, imparando i nomi delle corde a vuoto in accordatura standard. Procedendo dal basso verso l'alto, avremo la prima corda che vibrando genererà un Sol, la seconda un Re, la terza un La, la quarta un Mi. Troveremo queste note sul pentagramma in questi punti. Il Sol nel quarto spazio. Il Re, come sappiamo, nella terza linea. Il La nel primo spazio. E il Mi in questo punto. Per scrivere la nota Mi dovremo espandere il nostro pentagramma mediante un taglio addizionale, però approfondiremo questo concetto in una lezione futura. Adesso conosciamo già il valore delle note, quindi proviamo ad eseguire questo semplice esercizio che comprende tutto ciò che abbiamo studiato finora. Per una corretta esecuzione dell'esercizio utilizzeremo la mano sinistra per tenere ferme le corde al di fuori di quelle che stanno suonando. Per adesso prendiamolo come una cosa, diciamo, scontata, però è un altro tipo di argomento che andrebbe trattato in un esercizio mirato per la tecnica. Bene, adesso passiamo all'atto pratico. Dopo 4 beat di metronomo, leggeremo il nostro esercizio. 1, 2, 3, 4, Sol, Re, Re, La, Mi, Mi, La, Sol. Bene amici bassisti, la nostra seconda lezione termina qui. Per qualsiasi domanda o consiglio scrivete nei commenti, lasciate anche un like se vi è piaciuto il contenuto di questo video e iscrivetevi al mio canale. Niente, ci vediamo alla prossima e ciao! Ah, dimenticavo! Gli esercizi relativi a questa lezione li troverete in descrizione tra qualche giorno. Ciao!